Si chiama Intrecci, il primo meeting euro-mediterraneo sull'ecologia integrale che si sta svolgendo a Taranto fino al 5 novembre. Al centro dell'incontro diversi temi, economia, pace, religioni, ma anche energia e musica. Organizzato da Oikos, Centro per l'ecologia integrale del Mediterraneo, l'evento propone 3 giorni di dialogo con illustri relatori, una mostra d'arte, una preghiera interreligiosa per la pace e il contributo degli studenti del Conservatorio Paisiello. Un percorso fondamentale perché, come ci insegna Papa Francesco, tutto è connesso e nessuno si salva da solo. Ed è proprio nella logica della complessità che abbiamo bisogno di intrecciare i saperi, dimensioni, luoghi, territori, storie diverse. Perché solo così possiamo costruire un futuro diverso, soprattutto nel Mediterraneo, avendo e costruendo una visione diversa del Mediterraneo come casa comune di tutti i popoli. In questa costruzione di percorsi, di intreccio di percorsi e di saperi diversi, ecco, qui alla Camera di Commercio parliamo di intrecci economici con ospiti importanti. Il meeting, come suggerisce il nome, vuole essere un intreccio di luoghi, storie, saperi, linguaggi e pubblici diversi nell'ottica di promuovere l'ecologia integrale teorizzata da Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si come paradigma di speranza e di fraternità per l'Europa e il Mediterraneo. Il Mediterraneo è un mare aperto, un mare che accoglie, un mare che mette il concetto della fraternità in una applicazione. Certamente siamo in un momento molto particolare, molto difficile, direi tragico, a quegli avvenimenti che stanno accadendo nella Terra Santa. Ma proprio in questo momento così delicato, che la voce nostra è quella di favorire una cultura dell'incontro, una cultura della pace, deve essere la prima messa davanti ogni altra azione.